Unità 54. Conversazione. Ascoltate. Vedo che ti interessi al fai da te. Sì, mi ci dedico, come tutti, nel tempo libero. Adesso che è così difficile trovare un artigiano. E se ne trovi uno è sempre occupato. Già, e quando è disponibile, attento alla fattura. Per questo un po' alla volta mi sono messo a fare tutto da me. Rispondete e ripetete. 7. Vedo che ti interessi al fai da te. 8. Sì, mi ci dedico, come tutti, nel tempo libero. 9. Adesso che è così difficile trovare un artigiano. 10. E se ne trovi uno è sempre occupato. 11. Già, e quando è disponibile, attento alla fattura. 12. Per questo un po' alla volta mi son messo a fare tutto da me. Ascoltate. Conversazioni di questo genere si possono ascoltare tutti i giorni. Un po' alla volta il fai da te è diventato molto importante. Questi nuovi artigiani, anche se sono in gran parte dei dilettanti, non si contano più. Avvocati, insegnanti, donne di casa, impiegati, finito il lavoro si trasformano in idraulici, tappezzieri, in bianchini. Si pubblicano diverse riviste specializzate per rispondere a questa nuova necessità. E in qualsiasi altra rivista è molto raro non trovare l'angolo del fai da te. Rispondete e ripetete. 19. Vi sembra strana la conversazione che avete ascoltato? 20. No, conversazioni di questo genere si possono ascoltare tutti i giorni. 21. Pensate che sia molto diffuso il fai da te? 22. Sì, un po' alla volta il fai da te è diventato molto importante. 23. Sono molte le persone che non avevano mai preso in mano un martello o un cacciavite? 24. Sì, questi nuovi artigiani, anche se sono in gran parte dei dilettanti, non si contano più. 25. Tutte le categorie sociali seguono questa nuova moda? 26. Sì, avvocati, insegnanti, donne di casa, impiegati, finito il lavoro si trasformano in idraulici, tappezzieri, in bianchini. 27. Ma se sono dilettanti, dove trovano dei consigli? 28. Si pubblicano diverse riviste specializzate per rispondere a questa nuova necessità. 29. E senza ricorrere alle riviste specializzate, dove è possibile imparare qualcosa? 30. In qualsiasi altra rivista è molto raro non trovare l'angolo del fai da te. Ascoltate. Non ci riesci? Accidenti, non so più cosa fare. Ho un bel provare. Hai letto attentamente le istruzioni per l'uso? Certo che le ho lette, ma non ci riesco lo stesso. Dimmi una cosa, se invece di guardare la figura al rovescio tu la guardassi al diritto, non ti andrebbe meglio? Oh, che razza di cretino sono! Da 2 ore mi stavo spremendo il cervello su quel disegno della malora. Rispondete e ripetete. 37. Non ci riesci? 38. Accidenti, non so più cosa fare. Ho un bel provare. 39. Hai letto attentamente le istruzioni per l'uso? 40. Certo che le ho lette, ma non ci riesco lo stesso. 41. Dimmi una cosa. Se invece di guardare la figura al rovescio tu la guardassi al diritto, non ti andrebbe meglio? 42.
Oh, che razza di cretino sono! Da 2 ore mi stavo spremendo il cervello su quel disegno della malora. Ascoltate. Ma guarda un po' dove ti sei cacciato. Mi sarei meravigliato se tu non avessi trovato niente da ridire. Spiegami come farai a venir fuori da quell'angolo. E dire che avevo fatto un lavoro perfetto. Come farò adesso a uscire senza calpestare il pavimento già verniciato? Arrangiati da solo, tu che sei tanto furbo. Rispondete e ripetete. 49. Ma guarda un po' dove ti sei cacciato. 50. Mi sarei meravigliato se tu non avessi trovato niente da ridire. 51. Spiegami come farai a venir fuori da quell'angolo. 52. E dire che avevo fatto un lavoro perfetto. 53. Come farò adesso a uscire senza calpestare il pavimento già verniciato? 54. Arrangiati da solo, tu che sei tanto furbo. Ascoltate. Ciao, fa molta attenzione alla vernice, è fresca. Se avessi saputo che verniciavi, sarei venuta prima a darti una mano. Sei sempre in tempo, ti cerco un altro pennello. Non disturbarti, dimmi dove lo trovo. Guarda nel cassetto del tavolo. Ce n'è uno, ma è piccolo. Beh, potrà servire lo stesso. Rispondete e ripetete. 61. Ciao, fa molta attenzione alla vernice, è fresca. 62. Se avessi saputo che verniciavi, sarei venuta prima a darti una mano. 63. Sei sempre in tempo. Ti cerco un altro pennello. 64. Non disturbarti. Dimmi dove lo trovo. 65. Guarda nel cassetto del tavolo. 66. Ce n'è uno, ma è piccolo. Beh, potrà servire lo stesso. Ascoltate. Andiamo a vedere se papà ha inventato qualcosa di nuovo. Sì, anche se ci ha vietato di entrare nella rimessa. Guarda, una nuova macchina! Mi domando che diavolo abbia inventato ancora nostro padre con la sua mania del fai da te. A cosa mai potrà servire questa macchina? Se provassimo a premere questo bottone? Sai bene che c'è assolutamente proibito di toccare. Potremmo provare lo stesso. E se si rompe, che cosa succederà? Oh, lo sai, finirebbe a botte. Dai, la fortuna aiuta gli audaci. Se volete, potete tornare quando vorrete. Rispondete e ripetete. 79. Andiamo a vedere se papà ha inventato qualcosa di nuovo. 80. Sì, anche se ci ha vietato di entrare nella rimessa. 81. Guarda, una nuova macchina! 82. Mi domando che diavolo abbia inventato ancora nostro padre, con la sua mania del fai da te. 83. A cosa mai potrà servire questa macchina? 84. Se provassimo a premere questo bottone? 85. Sai bene che c'è assolutamente proibito di toccare. 86. Potremmo provare lo stesso. 87. Se si rompe, che cosa succederà? 88. Oh, lo sai, finirebbe a botte. 89. Dai, la fortuna aiuta gli audaci. 90. Se volete, potete tornare quando vorrete. Ejercicios de repaso.
Ejercicio 1. Dialogo 1. Ascoltate. Anna sta dipingendo il ritratto di suo fratello. Vuoi star fermo un attimo, per favore? Smettila di agitarti. Sono stufo, ti ci vuole ancora tanto per finire. Dialogo 2. Ascoltate. Luisa si sta comperando un paio di scarpe. Che numero ha, signorina? Ho il 37. Come le vanno questi mocassini blu? Dialogo 3. Ascoltate. Carlo e Luisa stanno parlando in ufficio. Non so che cosa abbia oggi il direttore, è insopportabile. Deve avere qualcosa che gli va storto. Dialogo 4. Ascoltate. Alessandro, marito di Lucia, torna a casa. Mi sembri di malumore. È successo qualcosa? Mi è capitato un piccolo incidente. Dovrò portare la macchina dal meccanico. Sono sicura che andavi troppo veloce. Dialogo 5. Ascoltate. A scuola il professore sta parlando dell'occupazione femminile. Le statistiche dimostrano che fra il 1980 e il 1985 il totale delle donne che lavorano fra i 20 e i 25 anni ha segnato un lieve aumento. Dialogo 6. Ascoltate. A scuola. Piero ha chiesto al professore il permesso di uscire prima della fine delle lezioni. Mi scusi, professore, sarebbe così gentile da permettermi di uscire da scuola alle 11? Devo andare dal medico. Esercizio 2. Dialogo 1. Ascoltate. Siamo collegati telefonicamente con il comando regionale della Polizia della Strada. Pronto? Parlo con il comandante? Sì, buongiorno. Buongiorno, comandante. Può darci qualche notizia precisa circa lo stato del traffico sulle strade della nostra provincia in questo primo giorno del lungo ponte di Pasqua? Nonostante i consigli da noi dati agli automobilisti affinché evitassero di partire nel primo pomeriggio, il traffico è risultato dalle ore 13 in poi molto più intenso del previsto. A dispetto del tempo incerto e della pioggia che continua a cadere anche se non molto fitta, rendendo viscide le strade, i milanesi non hanno voluto perdere nemmeno un'ora del lungo ponte. Sulla A1, lunghe code di macchine si sono formate al casello di Melegnano. Fra Lodi e Piacenza il traffico in direzione sud procede a rilento. Sulla A7, Milano-Genova, un incidente causato da un camion ha bloccato il traffico fra Voghera e Tortona. Consigliamo agli automobilisti diretti a Milano di uscire dall'autostrada a Tortona per proseguire sulla nazionale e a quelli diretti a Genova di uscire a Voghera. Sulla A4, Milano-Venezia, traffico difficoltoso in direzione est, normale in senso opposto. Sulla Milano-Laghi il traffico è molto lento a causa del cattivo tempo e delle lunghe code ai caselli. Consigliamo agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi.